ma mi siedo. Ah, questa è la mia casa. Non mi sono mai mossa da qua, eh? Mai. Guarda, le mie fotografie, è un sacco di tempo che non me ne vedo. Ecco qua, vedi? Mi siedo bellina, bellina, e me le guardo. Ecco qua. E guarda che ci devo stare meglio nelle fotografie. Oh, mamma mia, ecco, sono io piccolina. Com'era bella. Sì, era bella, mi sono guastata per amici. E questa è mia cugina. Sono pulite, guarda. E qua ci sta pure la mia bisnonna. Sì, era una bella donna. Infatti, tutti quanti dicevano che ci piaceva la lumana. Questa dicera, che la brutta parola, ma era proprio una brava femmina. Guardate, e questo è il ringraziamento. Ah, questo pensavi, è brava. Ma ero pure antipatica. Pura? Sì, cose pazze, mi ha già fatto tante che ti rispetta, che ha già fatto scena. Oi, ma cominciamo con lui. Oi, ecco qua, oi, ma voglio proprio andare, oi, fa. Rigira. Che è successo? Gira da solo, ma ci mancava. Tranquillo, che combinazione, ha detto lui. Io
ti posso offrire una camera a casa mia. Veramente? Sì, come sì. Quando vuoi. Tabili, ma che penso? Sono venuto qua per vedere la camera. Ha scritto, vuoi un cioccolatino, vuoi un cesardiello, vuoi un biscottino? Vieni, vada, vada. Buono. Buonasera. Venite a vivere qua. Che piacere. Piacere mio. Ma siete proprio un bell'uomo. Grazie. Così ci facciamo compagnia. Speriamo, non so, forse, chissà. Come vedo, abbiamo anche altre persone in casa con noi, No, no, quando mai? Siamo solo io e mio marito. Zitta, testa zitta, se no ti taglia. Ma dove vai? Vieni qua, come sei bella. Ma perché te ne scappi? Vieni nella mia camera ardente. Essa di fuoco. O accetta già di me. Vieni con me. Ti aspetto. Ti aspettavo da tanto tempo. Signora, ma viene presto vostro marito. Certamente. Due anni,
limone lo spada sempre non lo colpisce mai. Complimenti! E non va mai colpito! Mai, mai, è stesso capo! Ah, per fortuna no, finemmo no! Ma di sa, quale volta è questa? E chi sa che sta casa è una scelta. Che lo dico, un marito spazio, sta il fantasma. No, 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 no. Io me ne azzai proprio. A già tracciare la scusa e che me ne devo andare. No, 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 no. E chi sa che la camera, bella camera. Arturina, vieni, vieni, guarda chi c'è sta. Caro Michele, mi devi scusare se non mi sono fatto trovare in casa. Ma dove sei stato? Sono chiuso a cattare certi colpi revolver che erano fornuto. Quasi esauriscono come niente. Io ho parlato, cioè, mi sono visto tutto a moglie. Ma aspettavo a te per parlare. Siedi, siedi. Eccomi qua. Hai visto la camera? Dorote, hai fatto vedere la camera a Michele? Dorote, ci hai fatto vedere la camera a Michele? Non ancora, ma non ha importanza. Come? La prima cosa è vedere se ti piace, se non ti piace, se ti conviene, non ti conviene. Uè, a camarella non se ne aiuta, hai tenuto la casa in coppia e spalla? Sì, sì. Ah, se non mi aveva cuccato il coscio come fanno male. Ma perché non fa dire, non ci capite? Si capisce? La donna lavora in casa e l'uomo in ufficio. Io sto vicino a certi numeri piccoli così da perderci la vista. Non c'ho mai un errore, uno sbaglio. Si capisce che fa dire? Farin, farin. Chi rimane fresco, fresco dall'ufficio? Se non ti si mette a fumare, no? Tu sai, sentendo, fresco, no! Non mi va a attaccare niente, vero? È venuto a trovare il mio amico Michele qua e non voglio fare questione. A proposito, Michele, hai preso il caffè? Veramente no. Ma ne prendo anche io una tazza volentieri. Dorotea, portaci due caffè belli, freschi, freschi, bamba. E dopo, ha ordinato il signorino due caffè, uno per lo stronzo e un altro perché di re. Uè, il caffè doveva prendere al bar, hai capito? Poi, ma con me tengo una cosa. Tengo una moglie, un caffè mi fa capire, un padre mi fa capire. Però devi portarci due caffè. Perché? Tu sei giunto? Vattene a pigliare tu. Però tu mi conosci, facci pigliare due caffè immediatamente. Te conosco, te conosco. Uè, ma hai ridotto bene osso. Visto io quando torna la riva, me ne la sulcate le vene. Ma vedo giusto anche il divertimento. Non c'è ne fotografo, non teatro, niente, niente di niente. Uè! Una camera piena di luce, piena di sole,
bagno vicino, acqua calda, acqua fredda, che d'estate ti puoi fare delle belle docce gelate, così ti rinvigorisci. E poi in casa degli amici ti troverai benissimo. Artù, non mi potevo trovare di meglio. Sì, se lo voglio, mica, ma t'ha fatto impressione. Impressione? E' nato un po' pure. La vila, vedi la sparare la persona a danzare troppo due. No, 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 che là, là, che là, là. Non dico da 15 anni che non vedevi Napoli. Ah, andato, io mi sono agghiacciato. Lo piace gli occhi. Ecco mai, ecco di caffè. L'ho fatto con le mie manine. Ecco qua. Già si sente l'odore. Ecco qua, piano piano. Squisito! Ah, guarda! Guarda! Ti sei strappato il vestito a lupo! Ah, non me ne sono accorto, altrimenti da subito te l'avrei detto! Ma se capisci, perché tu cammini sempre come un baccalà! Baccalà! Ma sono modo di parlare rivolgersi a un marito! Baccalà, tu sei sempre... È tutto! Ecco, mi dovevo dire! Signor Maestà, scusate, vi siete rotto il vestito nuovo, mi fa piacere! Come si voglio dire? Non penso che me ne vada per giro per l'estate di Napoli a spacciare i miei vestiti a volo. È stata una combinazione, una disattenzione. Una disattenzione? È questione che sei sbadato. Ti sei dimenticato il calzone di fratello? Dove me l'hai rotta? Con un buco così, e noi parliamo poi del pantalone marrone. Ma non ci facesti della macchia d'inchiostro, ci facesti? Allora, sai che c'è di nuovo? Dove... Daccio due punti vicino a sta giacchettella. E io dovrei essere solo pazza. Tu mo così te la metto io, perché è trasandato. Così deve, questa è la fine che deve fare. Stracciata e con le pezze su di dietro. Dorotea, stanotte domando campusando, già sai come va a farlì. Dorotea, andate a farire, vi stacca. Ma è denaro, va bene, ragazzi. Siamo amici! Oh, ma la chinga aveva una cosa che... Sassolato! Signor, non vuoi fare! Ti sei impaurito, mi dice? Eh sì!
Questa è finta, è un mio sistema. Allora, ma tu non la vediamo perché ho detto che l'occhio sotto non c'è spago. Poi perché la tenevi sempre addosso? Questa è una persona scacciacani. Devi sapere che io prima di andare in bicicletta e la sera si fanno i cani e io per scacciarli, pa, 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 scacciacani. Però, facciamo sapere, devi sapere che mia moglie è una ragazza dolce, affettuosa, gentile, non mi ha fatto mai mancare niente, però è un carattere. Un carattere, e prima è seduto, parla come, cammina come un baccalà. Ma delle parole, delle risposte che ti esasperano, non è possibile. Per una piccola sciocchezza, un po' di polvere sotto al tappeto, sopra al tavolo, è impossibile. Sentito proprio, stavamo al ricevimento di nozze e ci fu una discussione, ma che so, per un giornale, un vestito, lei diceva la mia e la sua, e parlava avanti e dietro e non si acquietava. Io per caso tenevo questa pistola, mica un po' per scherza, un po' per cotto, oh! Sparai a botta. Mica la ragazza immediatamente si è trasformata. È diventata come la moglie che tutti gli uomini vorrebbero avere. Docile, silenziosa, mansueta e zitta. E quindi sa che c'è capito? Sapete, e mogliere sanno sfanotte, e se sparano sono quiete. Boh, c'è capito! La pistola era salva e quindi non ha colpito e faceva finta. Non potevo dire sempre più, ma sbaglia tutto sangue un po' per farmi la legge. Ma che c'è stato io? Mamma mia, tutta la giacchetta! Si è fatto tardi, c'ho un appuntamento e me ne devo andare. La camera non lo vuoi dire? Un'altra volta? No, allora facciamolo tu. Approfitto, esco con te così prendo un po' d'aria. Chi sta a fare solo ne ha preso a me, ma la camera non mi vede più. Ah, tu devi uscire? Perché ti dispiace? Tu quando devi uscire mi devi lasciare da solo, sei sempre felice. Ieri ti ho portato al cinema proprio, 3 giorni fa al cinema. La settimana scorsa siamo andati a casa di certe sue amiche a giocare alla canastra. Una noia, una barba che non ti immagino, me l'ho fatto per te, per il nostro amore. E invece stasera vado a trovare un nostro amico che non vedevo da tanti anni e voglio stare con lui, come una rimpatriata. Ti piace le pizze? E allora ci andiamo a fare una bella pizza io e te. Ah, tu rimani una cena fuori? Certo, se mangio fuori come ceno a casa. Ah, tu mai sai che ti dico? E tu da qua non esci? Io esco! Ah, tu non esci! Io esco! Ah, tu non esci! Ah, tu parla, presta, presta, chiamami! Non esco, così è itta! Sì, ci tratteniamo un po' in pizzeria verso mezzanotte. Andiamo. Mi aspetta il cane. Grazie, amore. Michele, andiamo. Michele, aspetta un momento. Mezzanotte, un paio d'ore, allora ci manco così. Ma tu l'hai sparato una notte? Mo, che non l'aveva fatta niente? Mo no, ma quando torno stanotte, tengo su e voglio dormire. Mamma mia, non ho capito.